Siamo con Fabio Biagi, tecnico della Lupa Roma, dopo questo 0-0 contro la Casertana. Allora, mister, un risultato comunque prestigioso contro una squadra che è in lotta per i playoff. Alla fine poteva scapparci anche un risultato ancora migliore. Sì, sì, tutto quello che c'è da dire è che i ragazzi danno sempre tutto, poi naturalmente c'è un divario sia fisico, sia tecnico che tattico, che fa sì che le partite non è che le vinciamo con facilità o spesso. Però l'unica cosa che si può dire è che è un gruppo che dà tutto quello che c'ha, lo dà. Cerchiamo sempre di farli giocare tutti, sono 18, e facciamo giocare tutti, cercando di fare un lavoro di crescita, sperando che qualcuno di loro, come dire, sviluppi insieme a qualcun altro che già adesso sta dimostrando di starci bene in questa categoria. Loro l'anno scorso hanno fatto i fascia B regionali, addirittura due salti, un salto grande, molto pesante. Spesso non ci si ragiona su questa cosa, ma noi che siamo qui a Roma, nel Lazio, ci stanno già le categorie elite che possono tranquillamente giocare contro di noi, e poi ci stanno le categorie nazionali con certe squadre che sono fatte e costruite a una maniera che non è nostra, insomma, non è nostra. Ecco, le chiedo, oggi avete giocato alla pari contro, come ha detto lei, una squadra molto forte. Come mai questa classifica così deficitaria, se posso chiederglielo? Beh, sinceramente la classifica rispecchia il valore della squadra. Abbiamo un paio di squadre sotto che effettivamente sono le squadre probabilmente inferiori a noi, con quelle caratteristiche che l'ho detto, fisiche, tecniche e tattiche. Le altre ce la dobbiamo giocare sempre cercando di fare la prestazione. Domenica con la San Benettese pure hanno fatto bene bene, abbiamo perso 1-0, una partita storta, maledetta, però la squadra ha giocato benissimo contro una San Benettese che punta come la Casertana andando a fare i playoff. Adesso salta domenica, si va con la Juve Stabia, prima in classifica, insomma il divario c'è, abbiamo questa classifica perché secondo me le altre sono più forti, non dipende né dal tecnico né dal modulo, dipende solamente dalla qualità di giocatore.